diario. Come sai, insegnare è sempre stata la mia passione. I bambini sono tutto per me. Non potrò mai dimenticare questo giorno. Il giorno in cui mi hanno detto che non posso più entrare in classe. Come posso allontanarmi dai miei bambini? Eppure è possibile, per un semplice motivo. Sono ebrea. Una volta arrivata nell'ufficio del preside, ho sentito le uniche quattro parole che non avrei mai voluto sentire. Non puoi più insegnare. Un misto fra la rabbia e il dolore irrompeva in me e da questa mattina mi sento tradita dall'Italia. È vero, sono ebrea, ma ho sempre vissuto in Italia e non credo di meritare tutto questo. Come possono farci questo? Noi ebrei siamo sempre state delle ottime persone, che rispettano chiunque, e quindi penso che anche noi ne meritiamo un po'. Da quando è andato al potere Mussolini, le cose stanno cambiando in maniera spaventosa. Veniamo trattati come animali, ci stanno piano piano togliendo la dignità, l'unica cosa che ci era rimasta. Cosa ne sarà di noi?